con Claudio Trapanese, l'altro vicepresidente della società, e dicono un intenditore di calcio. Questo vediamo poi il futuro. Devo dire che sono vicepresidente da poco, ho accolto con favore e con la massima serenità l'invito che mi è stato rivolto dalla famiglia Mazzi, e pur essendo grossetano, devo dire, mi ho sposato la causa del Gavorrano, perché ho trovato un ambiente veramente favorevole e familiare nel senso più assoluto. Senti Claudio, 84 persone fanno parte dello staff del Folonia Gavorrano, insomma una società importante. Società importante che si trova a gestire sia la squadra che milita in Serie D, tutte le giovanili, e poi c'è l'acquisizione anche lo scorso anno, anche se non si è espresso perché per causa Covid non abbiamo giocato, anche lo Scarlino, che ci consente di avere un bacino di giocatori importanti con le giovanili, e andremo a partecipare anche a fine mese al torneo sul Grosseto, al vecchio campo della nuova Grosseto, sia con Gavorrano, Polonia Gavorrano, e sia con lo Scarlino. Un'ultima cosa, le tue impressioni sulla partita di allenamento di oggi, insomma l'allenamento congiunto? Beh, l'allenamento è stato un allenamento di favore, chiaramente il Grosseto è molto più avanti, è circa un mese più o meno che si allena, noi abbiamo iniziato lunedì, devo dire comunque un'ottima impressione, perché comunque quest'anno veramente c'è qualità, e comunque una rosa direi competitiva molto più allargata, e abbiamo fiducia. Grazie mille. Arrivederci a tutti e grazie.